Gesù Salvatore nostro, che porti la croce del mondo, che porti tutti i sofferenti sulle tue spalle verso la patria celeste, verso la resurrezione. O Gesù, che sei immolato qui su questo altare, che sei qui in quest'ostia, presente in mezzo a noi, tu Salvatore nostro, ricevi l'omaggio della nostra fede e del nostro amore. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Oggi e sempre sia lodato. Gesù mio sacramentato. Ecco lì. Potete entrare tutti. Signore, il salone è gremito di gente che cerca te. Gesù, noi cerchiamo te per te stesso, non per quello che chiediamo a te, non per quello che tu ci dai. Un giorno la folla ti seguiva, tu avevi moltiplicato i pani, tutti si erano sfamati, ma poi dicevi, voi mi seguite perché vi siete saziati. Non cercate il cibo che perisce, ma cercate il cibo che non perisce mai. E quel cibo sei tu. Un giorno dicesti, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Il pane che il Padre mio vi dà è vita per voi. Il Padre mio vi ha dato la manna nel deserto. E quelli che ne mangiarono morirono, ma chi mangia il pane che il Padre vostro vi dà, vivrà. Signore, tu sei il pane della vita, tu sei la grazia di Dio, tu sei la mia guarigione, la mia liberazione, la mia consolazione. Io cerco te, Signore, in questo momento. Non cerco la consolazione che viene da te, la guarigione che viene da te, la liberazione che viene da te, il conforto che viene da te, la forza che viene da te, ma io cerco te che dai la forza allo stanco, che dai il conforto a chi non se la sente più di camminare, che dai la guarigione a chi languisce nella sua malattia, che dai la liberazione agli oppressi, dai la consolazione a chi è mesto. O Gesù, noi cerchiamo te, vogliamo cercare te e unicamente te. Chi cerca te avrà, ma chi cerca le cose che tu dai e non te, non ti avrà, e non avrà né te né le cose che tu vuoi dare. E che noi non siamo in condizione di ricevere. Signore, fa che noi non condizioniamo le nostre richieste, cioè non siano strumento le nostre richieste. Io ti voglio bene se tu mi dai, non ti vorrò bene se tu non mi dai. Fa che non ti strumentalizziamo, Signore, ma ti amiamo per te stesso, a prescindere da quelle che tu ci dai, perché tu sei il nostro Dio, l'unico Dio. Tu sei colui che ci hai creati, ci mantieni in vita, ci conduci in questa vita e ci dai l'altra vita. Lode e gloria a te, o Signore. Bene. Con esso non c'è bisogno di cercare aiuto. Il timore del Signore è come un giardino di benedizioni,
La sua protezione vale più di qualsiasi altra gloria. Oh Signore, noi vogliamo cercare te. Tante volte nelle afflizioni cerchiamo aiuto negli uomini, cerchiamo consolazione negli uomini, ma tu ci dici di cercare consolazione in te, di cercare la tua benedizione, nel non avere paura degli altri, ma avere timore di te. Tu solo, Signore, puoi venirci incontro, tu che ci conosci bene e ci ami. O Signore, ti chiediamo questa mattina di comprendere che il nostro aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. O Signore, noi siamo creature tue, e come una madre non abbandona il figlio, così tu non abbandoni noi. E tu dici ancora, se anche una madre si dovesse scordare del figlio, delle sue viscere, io non mi scorderò di voi, perché io sono per voi più che padre, più che madre. O Gesù, Salvatore nostro, che non sei soltanto nostra padre e nostra madre, ma sei nostro cibo e sostegno, perché ti sei fatto ostia per venire dentro di noi, per aiutarci dal di dentro, tu che ti medesimi in noi per essere come noi, per essere forte e vita in noi. O Gesù, noi ti adoriamo questa mattina, ti ringraziamo di quello che hai fatto, di quello che stai facendo, di quello che farai. Tu sei la nostra vita, oh Signore. Lode e gloria a te, oh Signore. I'm
Dio, Signore Gesù, noi ti apriamo le porte. Ti apriamo le porte. Or Re della gloria, entra dentro di noi. Ti apriamo le porte. Saranno porte di bronzo. Saranno porte di ferro. Saranno porte sgangherate. Ma noi ti apriamo la porta del cuore. Entra, Signore, nel mio cuore. Entra in casa mia, oh Signore, la vedrai disadorna, la vedrai disordinata, troverai tanta brutta testa nella mia casa, ma dove entri tu, oh Signore, porti mondezza, bontà, misericordia, amore, porti pulizia, porti guarigione, porti tutto, Signore, perché portando te porti la vita. Signore, io ti apro la porta del mio cuore. Entra, Signore, nella mia vita. Entra nel mio cuore questa mattina. E se c'è qualcosa di marcime, tu lo renderai sano. Se c'è una malattia in me, tu la guarirai. Se c'è un groviglio dentro di me, una liana, se ci sono catene che mi legano, tu scioglierai tutto, perché tu sei il Signore che guarisce, il Signore che consola, il Signore che libera. Io sono colui che guarisce. Signore, noi vogliamo cantare.
Entra, Signore, nel mio cuore, fa che io creda, io sono il tuo Signore, colui che ti guarisco.
Pentetici e dite la grazia e il ringraziamento. Ringrazio il Signore con tutto il cuore perché a causa della tachicardia ho dovuto fare vari esami, ero terrorizzata, ho pregato il Signore, ho chiesto l'intercessione della Madonna e tutto è risultato normale. Grazie Signore. Grazie Signore. Signore, ringrazio il Signore perché mi ha dato la gioia di migliorare le mie orecchie. Grazie Signore. Ecco, c'è una persona affetta da cancro a Firenze. Il Signore le pulisce i polmoni affetti da cancro, però vuole che la madre si riconcili con la nuora e non brighi perché ci sia una separazione, perché l'uomo non deve separare quello che Dio ha unito, però il Signore guarisce quest'uomo, ripulisce i polmoni di quest'uomo, però vuole che la madre si riconcili con la nuora, si confessi bene e tutto andrà per il meglio. Alleluia.